chiedi al Padre e ti darà. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buongiorno carissimi amici. Lasciamo che anche oggi il Vangelo possa attraversare la nostra vita e cambiarla. Accogliamo Luca 11, 5 fino al 13. Poi disse loro: se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli. E se quello dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani. Vi dico che anche se non si alzerà a darglieli, perché è suo amico, almeno per la sua invadenza, si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede, riceve, e chi cerca, trova, e a chi bussa, sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Amen. Carissimi, siamo al seguito dell'insegnamento di Gesù ai suoi discepoli sul come pregare. Abbiamo visto quindi ieri il Padre Nostro, dove io ho sottolineato soprattutto la prima parola, Padre. Quindi quanto è importante da parte nostra come discepoli di Gesù vivere la stessa sua figliolanza. Ecco come ci ha consegnato questa preghiera. E la continuazione immediatamente dopo al Padre Nostro è questa. Un amico va da un amico a mezzanotte dicendo: amico, prestami tre pane, perché è venuto un altro amico da un viaggio. È così insistente che il suo amico, che stava dormendo con la sua famiglia in casa, gliene dà. E Gesù prende questo esempio innanzitutto per descrivere la relazione di intimità che dobbiamo avere con il Padre. Quindi non è un Dio totalmente da un'altra parte al quale ci rivolgiamo e speriamo che ci ascolti. O come dicono alcune persone: guarda, Dio ha già tante di quelle persone da aiutare, da ascoltare, io non chiedo nulla. Dio non è un uomo. Dio è totalmente altro da noi. È il nostro creatore. Ma noi lo facciamo come un uomo molto spesso. Diciamo, non avrà tempo per me, non avrà voglia di aiutarmi, ci sono altri più in difficoltà di me, oppure io non ne sono degno. Gesù sta dicendo: abbiate una relazione di confidenza stretta con il Padre, così come la ho io. E lo dice subito dopo il Padre Nostro. Sarebbe bello introdurre nelle nostre preghiere tutto questo capitolo, questa pagina del Vangelo. Inizieremo forse a pregare di più, a chiedere di più, ad avere fiducia di più. Perché è tutto un discorso unico. Gesù ha detto: io vi dico, chiedete e vi sarà dato. Sta parlando di certezze, non sta parlando di chiedete al Padre e se vi va bene riceverete qualcosa. Cercate e forse troverete, se rimane qualcosa per voi. Bussate e se è l'ora giusta, che non sta facendo altre cose, non dorme, vi aprirà. No, Gesù ci dice e ci comunica certezze. Perché questa certezza? Perché Gesù è in piena confidenza e relazione con il Padre e sa che il Padre è buono. E dice: voi che siete cattivi,
che sbagliate, che peccate, che litigate, che spesso anche vi odiate, sapete dare cose buone ai vostri figli? Se voi siete così e agite in questo modo, immaginate il Padre vostro celeste quanto vi ama. Voi non lo sapete. Chiedete, mettetelo alla prova. Ma attenzione, tutto questo viene, è una conseguenza di un approccio a Dio filiale. Se manca la mia attitudine di figlio nei confronti del padre che ha fiducia, un figlio che chiede con speranza, che chiede con perseveranza, sapendo che otterrà perché il padre è buono, se manca tutto questo, lasciamo perdere le nostre richieste. Spesso noi consideriamo preghiera la richiesta e molte volte abbiamo ridotto la preghiera a Padre, Figlio e Spirito Santo, Signore ti chiedo quello, ti chiedo un altro, ti chiedo, per favore dammelo, ho bisogno. Bravo. Questa non è preghiera, questo è fare una lista della spesa dicendo ti prego fammi, comprami queste cose. Gesù dice voi siete figli, innanzitutto io vi ho aperto la porta al Padre, sperimentate il suo amore, quanto vi ama. Tu sei prezioso ai suoi occhi, sei suo figlio, lui vuole il meglio per te. Questo ci sta dicendo oggi, ma soprattutto alla fine dice quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Noi cosa facciamo di solito? Chiediamo cose concrete. Salute, benedizione, aiuto. Gesù dice, siate più furbi, chiedete il mio Spirito Santo e il Padre ve lo darà. Ce l'avete, ma lo farà abbondare su di voi, perché è con lo Spirito Santo che comprenderete la sua volontà, il suo progetto, la via giusta. Spesso noi chiediamo solo cose concrete, diciamo, ma lo Spirito Santo, vabbè, c'è, ogni tanto svolazza nella nostra vita, a Pentecoste o altre volte. No, ogni giorno invoca lo Spirito Santo, affinché Lui ti faccia comprendere, come dice Paolo, le cose giuste da chiedere. È proprio questa una citazione, chiedete e non ottenete perché chiedete male. Noi chiediamo male quando non abbiamo o non invochiamo lo Spirito Santo, perché chiediamo per un progetto che è nostro e umano. Allora vi invito ad aprire le vostre mani, le vostre braccia e dire Spirito Santo vieni, ho bisogno di te, ho bisogno di un nuovo incontro con te affinché tu mi possa guidare nella verità. Fammi sentire figlio, Spirito Santo, figlio di questo Padre grande, buono, questo Padre celeste che mi ama, che è misericordioso, che è compassionevole, lento all'ira. Fammi fare questa esperienza affinché oggi io cammini in questa via e chieda con fiducia, bussi alla sua porta. Spirito Santo, ti invito nella mia vita. Fammi vivere da figlio amato, da figlio benedetto. E a te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, con gioia sperimentiamo questa parola oggi e ricevete lo slogan. Chiedi al Padre e ti darà. Noi abbiamo fiducia che questo Padre non vede l'ora di aiutarci, di stendere la sua mano per benedirci, per liberarci e aprirci la via. Chiedi con questa fiducia nello Spirito Santo. Amen. Questa domenica avremo a Milano un bellissimo incontro chiamato Gesù Vive e la domenica seguente un incontro a Torino. Quindi se volete partecipare, siete qui nel Nord Italia, potete andare nel nostro sito e iscrivervi a questi incontri. Grazie per avermi accolto, ci vediamo domani. Ciao! Carissimi, potete già iscrivervi alle nuove serate bibliche dal tema La verità vi farà liberi, come dice Gesù in Giovanni 8:31. Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. 24 e 31 ottobre le iscrizioni sono sul nostro sito web. Vi aspettiamo!